Mi aspetto stimoli di riflessione, dibattiti, pensieri critici. Spero di scoprire tantissime cose e di potermi confrontare anche con questi ragazzi qui che sono magnifici, sembrano tutti molto entusiasti. Partiamo da una frase che Aldo Moro pronunciò nel 1968. La storia è questa, abbiamo il dovere di viverla e di confrontarci con ciò che accade. Non è facile con il sistema politico italiano realizzare dei grandi progetti. Noi ci siamo riusciti. La parola è cambiamento. È una parola che è stata usata molto. Bisogna chiedersi se è stata abusata. La politica oggi soffre di esclusioni, di chiusure, di confini invalicabili. E la lezione di Moro è che la politica invece è dialogo, inclusione, ascolto e rispetto dell'avversario. Come mi vedo tra 10 anni, direi l'opinionista, credo che il mondo abbia bisogno di visionari. Di sicuro sarò in giro per il mondo. Mi vedo un imprenditore che cambia il mondo del lavoro per il meglio. La memoria è essenziale per la sopravvivenza dell'Europa. Bisogna trovare dei buoni narratori che sappiano attingere la parte negativa e la parte positiva di questa memoria. Tornare a avere le categorie con cui si affronta la politica, ma categorie ideali, culturali. Bisogna studiare, studiare, studiare. Se dovessi cominciare a governare da domani mattina, comincerei dalla scuola. Che domanda difficile però. Un suggerimento che viene proprio automatico sentendo questi ragazzi è quello dell'essere più ambiziosi. Non poniamoci limiti. Il 10° anniversario della quiebra di Lehman Brothers, muchas decisiones que han reforzado el sistema bancario en la mayor parte de nuestros países. No sé cuál va a ser la próxima crisis. Abbiamo visto che i politici usano il web meglio dei giornalisti a volte. È una novità di cui bisogna tenere conto. Questi 4 giorni sono stati giorni intensi, molto coinvolgenti. Assolutamente bellissimo. La politica, contrariamente a quello che si pensa, non produce ricchezza, distribuisce ricchezza. Ha un grande ruolo se fertilizza, guida e stimola questo pacchetto della ricchezza, della macchina della ricchezza, che è innovazione, ricerca e educazione. Io penso che il bilancio di 4 giorni di questi straordinari ragazzi della scuola di politiche sia un bilancio che ci dà una grande speranza per il futuro. La luce negli occhi che si vede in questi ragazzi è il senso che in Italia i ventenni e i venticinquenni sono molto più forti e hanno molte più capacità di quanto si pensa. Okay. Ciao.